Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivise per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Eccoci qui. Questa immagine è stata presa dal sito web della NASA. È stata fatta dalla navicella spaziale Discover. E questa è la parte oscura della Luna. Interessante, vero? Abbiamo disegnato un piccolo ometto sopra la Luna che replica l'allunaggio. Quello che ci interessa è la proporzione con l'atterraggio sulla Luna. Qui le vediamo una accanto all'altra, dove si vedono le proporzioni. Queste immagini potrebbero essere false? Non possono essere tutte e due giuste, giusto? Facciamo un modello e vediamo cosa succede. Questo è il modello con la Luna con un diametro di 8 cm e la Terra con un diametro di 30 cm. La Terra ha un diametro di 12.742 km e la Luna di 3.474,8 km. Quindi la Terra è quasi 4 volte più grande della Luna. In questa replica la Terra ha un diametro di 30 cm e la Luna è lontana 30 volte la grandezza della Terra. In scala con le proporzioni del modello eliocentrico, adesso si trova a 9 metri di distanza dalla Terra. E adesso andiamo a fare un confronto fra le due. Vero, una accanto all'altra non sono poi così male. Sono abbastanza in scala. Bravo! Questo significa che sono tutte e due vere? Torniamo alla prima fotografia. Ok, questa immagine è la parte oscura della Luna. Andiamo a confrontarla col nostro modello. Questo è il Sole brillante posto alle spalle e questo è il nostro modello. Notate la brillantezza della Luna. Verificate che differenza di luminosità c'è nel nostro modello. Nell'immagine è scura, forse perché ci stanno mostrando la parte oscura della Luna. Forse per questo l'hanno disegnata scura. E osservate la Terra dietro nel modello. La Terra è più scura della Luna. Questa è la legge di Lambert, legge, non teoria. I raggi luminosi sono inversamente proporzionali al quadrato della distanza dalla sorgente. Dovete sapere che da quando questa legge è stata usata per la dimostrazione delle luminosità dei pianeti, l'intelligenza artificiale, o chi per lei, ha messo in dubbio la legge di Lambert dicendo che è da controllare perché riguarda l'emissione di una superficie, non di un punto, e le sfere non c'entrano affatto. Comunque sia, nell'immagine della NASA è esattamente il contrario. La Terra più brillante e la Luna completamente oscura. È un falso, è una contraffazione. Ma andiamo a prendere un'altra immagine fatta da Discover. Vi lascio il link nella descrizione perché qualcuno potrebbe dire che l'ho falsificata. Questa è una delle poche immagini della Terra, dicono. E qui vi lascio la descrizione completa. L'immagine è stata fatta da una telecamera sul satellite Deep Space Climate Observatory, restituendo la sua prima visione dell'intero lato soleggiato della Terra da 1 milione di miglia di distanza. L'immagine a colori della Terra è stata scattata dalla fotocamera Earth Polychromatic Imaging, una fotocamera CDC da 4 megapixel e un telescopio. L'immagine è stata scattata il 6 luglio 2015, mostrando il Nord e Centro America. Queste immagini saranno pubblicate su una pagina web dedicata entro settembre 2015. È quella che vediamo. Andiamo a zoomare a sinistra. Capovolgiamo e voilà, si legge sex nelle nuvole. Quante possibilità esistono che vi sia una coincidenza? Vi ricorda qualche altro film? Vi ricordate il copia e incolla delle nuvole della biglia blu? Forza, riuscite a comprendere che sono tutte false? Ma torniamo all'allunaggio. Questo è l'allunaggio dell'Apollo 11 e questa è dell'Apollo 8.
andiamo a metterle vicino. Osservate, sono identiche. Ma dai, Dino, devono essere identiche. È sempre la stessa Terra vista dalla Luna. Anche le nuvole sono identiche? Due missioni spaziali differenti? Le nuvole sembrano essere quelle di 2 ore dopo. Ancora una volta, falso. Ma se apriamo questa foto con Photoshop e poi regoliamo i livelli, si osserva un quadrato attorno alla Terra. Immagine photoshoppata, ma deve essere così. Falso! Gente, se ancora siete in grado, svegliatevi. Fra poco vi faranno credere che vi salvano dagli asteroidi. Un momento. Com'è? Awaiting visual confirmation. All right. We got it? Waiting. And we have impact. A giant leap for humanity in the name of planetary defense. Wow, sono veramente patetici. Com'è che la superficie di un asteroide è simile a questo? Un abbraccio.